E what a tutti ciurma e benvenuti da Giochierino in questo nuovissimo episodio su Little Nightmares 2. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui vediamo di riuscire a raggiungere e a superare almeno gli 80 like per il prossimo episodio. Ed eccoci qua di ritorno. Volevo fare un'altra premessa ragazzi e dirvi che purtroppo probabilmente per il finale su What Remains of Edith Finch dovrà passare qualche altro giorno ragazzi, perché ieri sono stata costretta a formattare il PC. Per fortuna i salvataggi dei giochi che avevo su Steam si sono salvati, diciamo così, e infatti per questo che posso tranquillamente continuare questa serie. Ma What Remains of Edith Finch ragazzi l'ho scaricato dallo store Microsoft e purtroppo i salvataggi di quei giochi là erano in chissà quale cartella ragazzi, e quindi non mi è stato praticamente possibile riuscire a recuperarli in alcun modo. E quindi praticamente ragazzi non mi resta che rigiocarmi il gioco da capo per conto mio fino ad arrivare al punto dove sono arrivata appunto ragazzi nell'ultimo episodio appunto di quella serie là, e quindi non ci posso fare niente, mi toccherà rigiocarmelo da sola fino a quel momento lì e poi finalmente poterci registrare il video ragazzi, il finale. E è andata così, fortunatamente con Little Nightmares non è successa questa cosa, quindi ci ritroviamo appunto qua dove ci eravamo lasciati. E alcuni di voi appunto giustamente mi hanno fatto riflettere, mi hanno detto: Giocherina, scusami, se il cassonetto non lo puoi tirare, prova a spingerlo per chiudere il coperchio. Ed è effettivamente una scelta direi alquanto saggia, e infatti era questo che bisognava fare ovviamente. Quindi come al solito ragazzi, a volte purtroppo non ragiono troppo su quello che si deve fare, per cui non perdiamo più tempo. E la volta scorsa c'eravamo appunto ragazzi, anzi mi ero bloccata qui, quindi non avevamo potuto proseguire. Però per fortuna oggi ci ritroviamo con Gino e Six, anche detta Gina. Però ovviamente io più avanti di così non riesco a saltare. E il cassonetto più avanti di così non si può spostare. Ah, mi basta prendere un po' di rincorsa probabilmente. Oh, e infatti non capisco perché mi devo sempre complicare la vita ragazzi, quando magari la soluzione a certi problemi è più semplice di quello che penso. Per cui forza Six, andiamo. Guarda, ti prendo anche per mano, vieni con me, stammi vicino, perché io sinceramente non ho la minima idea di cosa potermi aspettare fino ad ora. Questo è un oggetto di interesse, a parte che non capisco perché ogni tanto ragazzi lagga un pochettino, però... Ok, era un'ombra, ma questo non posso usarlo, no? È la barchetta di It, adesso finisce nelle tubature e ci incontriamo Pennywise che ci chiede se ci piacciono i palloncini e i popcorn. In ogni caso, aspettate un secondo, fatemi controllare, perché come sapete di solito ragazzi il mio colpo d'occhio fa veramente cagare, ok? E quindi mi sono persa diverse cose fino ad ora, però qua adesso che ci sto facendo caso probabilmente posso arrampicarmi? Andare più su di così sembrerebbe non essere possibile, per cui... Come al solito pensavo di aver trovato chissà che grossa soluzione e invece me la pio bellamente drittamente in der culo ragazzi. Per cui niente da fare, va bene. Qua non possiamo ovviamente entrare, quindi Six non ci resta che entrare in questa porta che è tutta rotta. Perlomeno almeno potremo... È proprio lui. Il famosissimo impermeabilino giallo. Che la distingueva nel primo Little Nightmares. Ok, questo sicuramente... è stato un momento abbastanza importante, direi, ragazzi.
abbastanza importante. Quindi, se mettiamo caso noi non avessimo mai avuto conferme, ragazzi, sul fatto che questo fosse un sequel o un prequel, già qui avremmo sicuramente capito che si trattava ovviamente di un prequel. Per cui, Gina, mi sa che mi dovrai spingere tu su. Opla. Ed eccoci qua. Io continuo, ragazzi, ad essere abbastanza timorosa nel procedere, perché sinceramente a questo punto delle cose non so tanto cosa aspettarmi, questo è poco ma sicuro. È sempre tutto un grossissimo punto interrogativo. E a me, senza insomma che mi facessero spoiler, mi è stato detto tra l'altro che comunque alla fine di questo gioco sarà possibile invece capire molto della trama, dei dettagli, eccetera eccetera. Io confido davvero che sarà così. In ogni caso, aspetta Six, aspetta un attimo tesoro, che ci penso io ad aprirti la strada. Op, ecco. Per fortuna che c'erano questi stracci sporchi e zozzi a rattutire la mia caduta. E non era possibile anche tirarlo il pezzo di legno, no? Visto che era semplicemente appoggiato. Va bene, va benissimo. Per me va benissimo tutto, guarda, io la do per buono. Aspetta tesoro, aspetta che ti aiuto. Madonna santa, che fatica ogni volta per aprire ste cacchio di portelli. Vieni Gina. Oh, cos'è sto schifo? Noi l'abbiamo pure toccato, ci siamo saltati sopra. E comunque, se proprio devo essere sincera, per ora è stato tutto fin troppo tranquillo fino ad ora. Forse è stato fatto apposta per far sì che il giocatore possa un attimino rilassarsi dopo il panico vissuto nella scuola. Non lo so, potremmo vedere così questa pausa, come una pausa per permetterci di rilassarci. Non mi dite che è quello che penso, è un ospedale? Peggio che andà de notte proprio, no? Da una scuola in ospedale, io penso sia un ospedale. Suppongo, dal fatto che ci sono bende, asciugamani, non lo so, potrebbe essere qualsiasi cosa. Un carcere? Tanto per rendere le cose più interessanti, vero? Allora, io noto un losco figuro lì in fondo, tutto bello sfocato. Certo che lo noto, ragazzi. Però, siccome noi ci facciamo i cazzi nostra, faremo finta di non aver visto niente. Anche se queste cose non sono mai sicuramente un buon segno. Assolutamente no. Come non lo è il fatto che mi ha salvato qua la partita. Aiutami, Gina! Forza, Gina! Mi aspetti o vuoi andare per cazzi tuoi? Cioè no, non lo so, dimmi, perché magari me ne faccio una ragione. Nel dubbio. Perché è così? Cioè, letti appesi, sospesi nel vuoto. What the fuck? Che razza... Sì ragazzi, avete appena assistito a quello cui avete appena assistito. Ah. Gli ho fatto fare un meraviglioso volo nel vuoto. Non so, comincio a chiedermi se ho qualche problema. Cioè, può essere così complicato, dico io, no? Cioè, che cazzo. Una bella rincorsa. Op! E che cazzo? Dai, su. Cioè... Può essere così complicato lanciarsi lì? Che cavolo! Six sembra avere abbastanza fretta. Non so, sembra che si è messa al pepar culo. Così improvvisamente. Sei diventata sicura di te? L'impermeabilino? Che ti rende più sicura di te? Ti rende tipo un supereroe? Che effetto te fa? Non ho capito. Tutta sta... Questa premura.
Ma di solito, allora, quando ci sono dei bottoni grandi o rossi, qualsiasi colore si siano, non consigliano di premerli, ma siccome noi siamo trasgri, ok, e se magari prendi una di ste bocce gliela tiriamo, guarda, siccome noi siamo trasgri, io lo premo lo stesso. Ah, non posso premerlo. Ah, siete ancora più trasgri di me perché non mi permettete di premerlo. Va benissimo, ok, allora io me ne vado. Sti gazzi, no? Sti gazzi di tutto. E quel bottone manca. Ok, allora guardiamoci un po' intorno, ragazzi, e vediamo un attimo. Forse non devo usare una cosa di vetro per poterlo attivare, sto coso, o... No, allora, è un'impressione mia. E questi asciugamani hanno giusto la forma che ha quello stesso interruttore dall'altra parte. No, la butto lì, eh. Non credo che sto coso ci entri in questo buco, ma... Tentar non nuoce. Tentar non nuoce. No. Ok. Qua il quadra non cosa, ragazzi. Perfetto. Ah. Ok, bastava avvicinarsi e prendere il fusibile, come se non fossero cazzi nostri. Quindi bastava premere R2 lì vicino e il nostro bravo Gino ovviamente avrebbe fatto di conseguenza. Va bene, ma a noi non fa differenza. L'importante è che il tutto funzioni come si deve. Per cui, toh. Ecco qua. Andiamo, Six, mi fai tu strada? Tanto sembra che... Che c'è? Si cade? Che c'è? Perché non vai? Ah. No, Six! Oh, porca miseria. Mi sa che ci conviene sbrigarci perché questo coso starà per precipitare nel vuoto. Tira, Six! Tira, Six! 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 Giusto in tempo. Gina! Che fai? Te ne vai? Non mi aspetti nemmeno. Com'è tutto dannatamente buio? Perché è tutto dannatamente buio qui? La cosa non mi piace. Ok, ragazzi, e posso dirlo che questa cosa è abbastanza terrificante, pure il fatto che adesso il posto sia assolutamente buio e che dobbiamo usare noi la torcina, quindi probabilmente la dovremmo spegnere anche. Il sangue per terra non è che sia molto rassicurante, ma probabilmente in certi momenti ci toccherà anche spegnerla. E la cosa non mi piace. No, no. Posso dire sinceramente che la cosa non mi piace? Certo che posso dirlo. Ok, qua c'è un'ombra. Benissimo. Tanto purtroppo, ragazzi, credo di averne mancata qualcuna. Quindi comunque non riusciremo a vedere il finale segreto in questa serie. Per questo, ragazzi, che vi consiglio di nuovo di andarmi a seguire anche sul sito Viola, perché una volta finito qua lo rigiocherò, in live e mi farò aiutare comunque da voi per riuscire a trovare anche tutte le ombre, ecco, e quindi per poter vedere appunto finalmente anche il finale segreto. Ok, io sono abbastanza preoccupata, sinceramente, ragazzi, da questo posto, anche perché il fatto che fino ad ora non sia successo niente è ancora più terrificante, perché sinceramente non so cosa aspettarmi, però a questo punto davvero non so se credere che questo sia un ospedale o forse era un ospedale psichiatrico. Sta tazza non è che un cappello, no? Sembrerebbe di no. O forse era un ospedale psichiatrico, magari. Ok.
qua ragazzi non si passa. La via è chiusa. Ok, vorrà dire che faremo il giro. Vieni, Six. Seguimi e non avere paura. Seguiamo le tracce di sangue. Sì, sì. Perché è uno spasso. Seguire le tracce di sangue. Perché ogni tanto la luce... Oddio, che è sto rumore, tipo di televisione. Ok, allora. È chiarissimo quello che dobbiamo fare. Appenderci qua. Ecco fatto. Prendere questa. E lanciarla sul bottone. Opla. Aspettate un attimo però. Ok, qua pensavo di poterla aprire sto chiavistello, invece no. Sì ragazzi, è una struttura strana comunque, perché ci sono le sbarre. Un ospedale normale non dovrebbe avere ste porte così. Sono vivi sti cosi? Su. Ok, la storia che si ripete, ragazzi, di nuovo siamo entrati dentro sta TV. Va tutto a rallentatore, c'è sempre questa benedetta porta con questo benedettissimo occhio che ci scruta. Continuo a chiedermi quale sia l'utilità di ciò. Allora, ragazzi, come potete vedere là sopra c'è un ascensore che probabilmente si dovrà attivare, solo che si dovrà attivare. Solo che qua servono due fusibili. Non uno, ben due. E a me questi corpi che sembrano finti, sembrano manichini, ma non mi convincono. Quindi bisognerà usare un fusibile anche qua per poter accedere a questa stanza. Ok, probabilmente uno dei fusibili è proprio lì dentro. Va bene, allora, per cui qua sopra per ora non abbiamo accesso assolutamente a niente, ragazzi. Vediamo da quest'altra parte del pianerottolo. Qua ci serve una chiave addirittura. La cosa si fa alquanto complicata. Per cui non ci resta che tornare al piano di sotto con tutta l'inquietudine del mondo e addentrarci in quest'altra ala. Qui c'è un ascensore già aperto. E in questa stanza? Guardate ragazzi, quella sembra la radiografia di un orsacchiotto che ha all'interno di sé una chiave, guarda caso. Ma quindi possiamo fare le radiografie.
Alquanto figa ed inquietante allo stesso tempo questa cosa. Lo fai tu con me? Come siamo belli? Eh? Bellissimi. Ci teniamo la mano anche? Dei raggi X amici. Ho sbloccato un achievement, ragazzi. Ecco l'orsacchiotto. I disegni, i giocattoli comunque fanno capire che qua dentro, ragazzi, c'erano anche dei bambini. E questo è un cappello. Sì. E dai, ne ho trovato un altro. Sì. Che tra l'altro. Interessante, direi di indossarlo. Interessante e inquietante allo stesso tempo, ragazzi. Guardate quanto so bello. Con la maschera da orsacchiotto tutto smongolato e smarciulato, io direi di rimetterci quello normale. Comunque, questo è l'orsacchiotto che ci interessa, ragazzi. Io direi di portarlo con una micchia più grosso di Gino fra un po'. Però ci dovrà essere un modo per sfasciarlo, sto coso. Infatti, sono sicura che se io adesso metto questo coso qua e attivo i raggi X. Nella paperella c'è qualcosa, ragazzi. Dammi la paperella. Dammela, dammela, Six. Non me la vuole dare. Nell'orsetto invece non c'è niente. Strano, però. È strano, ragazzi, perché lì la radiografia diceva tutt'altro. Va bene, allora aspettate un attimo, scusatemi. Che sopra sta scrivania è illuminato. Non è che c'è qualcosa che ci serve, no? Sembrerebbe di no. Non so perché portarmi appresso questo coso, ma fa niente. Se noi adesso entriamo nell'ascensore, che cosa succede? Si attiva. Magicamente si attiva. Vediamo dove ci porta. Non sono tanto curiosa di scoprirlo. Forse infatti era meglio. Però intanto portiamoci appresso sti cosi, perché in qualche modo, ragazzi, si dovranno poter rompere. Credo. E questo? È un uncino. Qua possiamo anche aprire. Oddio. Ma queste sono, ragazzi, le casse del. Cioè le casse. Gli scomparti dell'obitorio. Ok, allora, cosa succede se io abbasso questa? Ah. Un forno crematorio. Benissimo, Six. Mi sa che dovremmo fare entrambi la stessa cosa. Guarda. Ecco fatto, boom. Buttacelo dentro, vai. Ecco fatto, vado, brucia. Io adesso posso entrarci qua dentro senza bruciarmi i piedi. Questo mi stai a di. Cosa c'era? Forse devo cercare nella cenere. Si è bruciato tutto. Qual quadra non cosa, ragazzi. Cioè, abbiamo buttato i due giochi lì dentro. Perché pensavo che dentro ci fosse qualcosa di utile. E invece non c'era una beneamata mazza. È strano, ragazzi. Forse non era questo quello che dovevo fare? O forse dobbiamo andarli a bruciare tutti fin quando non troviamo davvero qualcosa. Perché qua possiamo prendere anche queste altre cose. Probabilmente è così. Proviamo. Vai Six, stai in posa, mi raccomando. Forse sono solo i meccanismi. Allora, dentro quello di Six pure c'è qualcosa, ragazzi. Tra l'altro sembra la testa di un'accetta, se proprio vogliamo essere specifici. Ho sentito un rumore quando ho preso questo coso. O è stata la mia impressione? Non lo so, ragazzi. Io mi chiedo se sto ragionando in maniera giusta, sinceramente. Fa rumore. Fa rumore quel coso. Ah! Eccola là. Eccola là, ragazzi. È quello che ci serve. Esatto. Andiamo, Six. Non so se. Pure il tuo sembra avere qualcosa all'interno. Quindi, infatti, pesa di più, ragazzi, questo peluche. Non so se notate che Gino fa più fatica a portarlo.
Geniale questa cosa. Benissimo, torniamo pure al forno crematorio. Ti ingannavano col fatto che lì ci fosse la radiografia che aveva la forma di un orso. Ovviamente, per cui ributtiamo dentro questo coso. No, 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 io dentro no, grazie. Buttacelo, Six. Ecco fatto, vado, eh. Prende fuoco. Ok, si è stoppata la registrazione, giusto? Mentre è successa questa cosa assolutamente inquietante. Che quel giocattolino ha fatto un verso veramente orripilante mentre bruciava. Va bene, Six. Abbiamo preso intanto la porta, quindi ci siamo aperti la possibilità di aprire perlomeno qualcos'altro. Vediamo un attimo di aprire quell'altra porta. Interessante sta cosa, mi è piaciuta, ragazzi. Per cui... Andiamo ad aprire la porta su quest'altro su quest'altra parte del pianerottolo. E vediamo un attimo che cosa ci aspetta di qua. Io continuo ad avere comunque un po' di remore, ragazzi, un po' di timore. Continuo a ripeterlo perché è tutto fin troppo tranquillo, non è successo niente di... Non è successo niente di... Di strano o inquietante. E tutto questo ambiente lo è. E come se lo è. E come se lo è. Questo vetro sembra potersi rompere, ragazzi. State buoni. Posso prenderlo questo? Questo per terra? No? Non posso prendere altri oggetti. Quel vetro sembra potersi rompere, ragazzi. Ma dai, sti oggetti... proviamo. Sembra tutto crepato. Ma dai, come no? È un vetro. Non si spacca, vabbè, niente da fa. Io continuo ad avere paura. Mi tiri tu su, Six? Forza e coraggio, come sempre, vado io, eh. Opla. Aspetta che... Me una fabbrica di protesi, ma che cazzo di posto è? Perché legarlo quel coso? Perché legarlo e illuminarlo così? È tutto fin troppo tranquillo, ragazzi. Lo sapevo che non c'era da fidarsi, lo sapevo che non... Ste parti del corpo sono vive, ma voi siete pazzi. Riportacci tua! Capricciante! Come faccio? Come faccio? No. Non posso oddio, regà, sembra il facehugger di Alien, porco dinci. Vieni qua, merda. Lo so che puoi passare di qua. Ah, puoi passare di qua, merda. Devo batterlo con... Si muove. Ragazzi, sarà che mi ricordo un ragno. È veramente raccapricciante. È così dannatamente raccapricciante. Ok, è lì che mi devo arrampicare. Questo è chiarissimo, ma... Merdina! Ehi! Che fai? Mi vieni a prendere o no?
Eh? Ok, no. E che gli faccio io a sto coso, regà? Questo mi prende. Io prendo un'arma. Non posso prendere un'arma, gli mortacci vostra. Pensavo di poterlo... Ok, vado. Corri, corri, Gino! Schifo! Schifo! Oh, si arrampica! Entra, li portacci tu, Gino! Ah, mo c'ha pure un braccio attaccato sta cosa. Eh no, vabbè, regà, non ce la posso fare. Io così ve lo dico, non ce la posso fare. Non ce la posso fare, regà. Corri, 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 corri. Ah, la merda si arrampica però. La merda si arrampica però. Quindi Gino, per porco codici, muoviti! No, regà, ma come faccio? Ok. Ma sto coso mi segue? No, regà, il panico. No, regà, posso provare il panico? Qua è pieno di mani! Veramente come il facehugger di Alien. E passa per le tubature, per le condotte. Oh cazzo. Oh regà, qua è grave la situazione, eh. Io così ve lo dico. Qui la situazione è grave. Anche perché non mi fanno usare un'arma. Cazzo, è una mano. Gli posso tirare una botta. No, 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 no. Maledizione. E mo io che gli faccio a sto schifo? Che gli faccio io mo a sto schifo? Non ce la posso fare. No, è impossibile. Ah, ah, se fai una pausetta per saltare mi fai un favore, merdina. Minchia, regalo schifo. Regalo schifo e il panico. Lo schifo e il panico. Cioè, il fusibile. Il fusibile! È il fusibile che mi serve. E mo? Te la tira addosso, merda. Il martello. Non l'avevo visto il martello. Cazzo, non l'avevo visto il martello. Oh merdina. Oh merda, miseria. E merda, no dai. Cazzo, ma t'ammazzo. Vieni qua. Vieni qua, vieni adesso. Che fai, scappi. Di nuovo Gino. Minchia, ma non muore. Come cazzo fa a resistere? Come cazzo fa a non morire? Madonna Gino, vai. Insisti. Insisti. Se fa schifo, raga. Perché sembra un ragno? Perché sembra un ragno? Ah, ecco perché il vetro non si rompeva. Raga, perché la devono far sembrare un ragno? Accidenti, ma perché? Ok. Non t'azzardare a risvegliarti, eh. Che te tiro un altro paio di martellate, li mortacci tua. Ce l'ho, Six? Six? Si... Six, che cosa stai facendo, tesoro? Six? Oh! Che cazzo stai facendo? Mentre tu eri qua che ti gingillavi, oh, io correvo per la mia vita.
Conto la mano della famiglia Adams, pensa a te. Ok. È chiarissimo, ragazzi, che questo adesso lo dovremo utilizzare su quell'altra porta, perché lì dentro di sicuro ci sarà l'altro fusibile. L'altro fusibile che ci servirà. E ovviamente immagino che la rogna me la dovrò grattare tutta io, vero? Chissà perché ho questa netta sensazione. Andiamo, Six, vediamo se te la puoi grattare pure un po' tu la rognetta. Minchia, ma quanti cazzo di fusibili ci servono, signori? Bene! Incoraggiante. Ah, lì si può aprire, aspetta. Forse qua possiamo aprire. Infatti, però, no. No, non è questo che dobbiamo fare. Probabilmente si dovrà entrare da un'altra parte. Però qua la cella è chiusa. Ah, forse però se mi spingi, Six, come sempre immaginavo di dovermela grattare io da solo, di nuovo. La rogna, come sempre, eh. Allora, ragazzi, mi ha salvato la partita. Ok. Per cui il mio tempo a disposizione quest'oggi è finito, ma riprenderemo da qui la prossima volta. E direi che questo posto non è di certo da meno riguardo ansia e frustrazione rispetto alla scuola. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!